Buonasera a tutti di nuovo benvenuti. Questa sera ci viene proposto un tema molto scottante della fede, soprattutto per noi cattolici, ovvero qual è la vera Chiesa. Ora, se noi guardiamo la storia della Chiesa Cristiana, facendo un po' una rapida carrellata, ci accorgiamo che è davvero una storia costellata di fratture, di divisioni da quella che è la Chiesa romana, quindi solo per citare le, più, le date più importanti, abbiamo lo scisma del 1054 che decreta la separazione tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, poi tutti noi conosciamo, abbiamo studiato a scuola il XVI secolo, quindi la Riforma protestante di Lutero, ma non solo, e la nascita di tutte le confessioni, quali l'anabattismo, ehm, il Calvinismo, oppure sappiamo la storia dello scisma anglicano del 1531, per non parlare poi di tutte le eresie che si sono succedute in pratica dalla nascita della Chiesa cristiana e contro le quali la Chiesa, appunto, ha sempre lottato. Quindi una storia che è solcata da molte separazioni, spesso incolmabili, e, eh, però all'interno di una stessa religione, che è quella cristiana. Dunque, è giusto allora ritenere che quella, che quella cattolica sia la vera Chiesa? Ci sono delle prove che ci spingono a credere che la nostra fede sia quella, diciamo, giusta? Allora, presentiamo il nostro illustre relatore di questa sera, che ci aiuterà a sciogliere qualche dubbio, Giampaolo Barra. Nato nel 1956, Giampaolo Barra si è laureato in filosofia con specializzazione in storia moderna all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È sposato e ha quattro figli. Dal 1984 al 1997 ha lavorato per l'associazione di diritto pontificio Aiuto alla Chiesa che Soffre, fondata da padre Werenfried van Straten, noto come padre Lardo. In questo tempo ha tenuto centinaia di conferenze e incontri, trattando specialmente il tema della Chiesa Cattolica perseguitata nei paesi socialcomunisti. Su incarico dell'Associazione, si è recato in India, Sri Lanka, Corea del Sud, Hong Kong, ed è stato, inviato, ed è stato invitato dall'organizzazione internazionale Gente Nueva in Messico per tenere una conferenza sul processo di scristianizzazione davanti a ben 5.000 giovani. Ha scritto una storia meravigliosa, l'opera di Padre Lardo, pubblicata nel 1991, Perché credere? Il primato di Pietro nella storia della Chiesa. Ha pubblicato inoltre La vera Chiesa è quella cattolica, in cui mostra il fondamento di questa importante verità della fede cattolica. Suoi articoli sono stati pubblicati su Avvenire, Studi Cattolici, Mondo, Missione. È intervenuto in diversi programmi trasmessi da emittenti radio televisive private, tra le quali Radio Maria, Radio Tau, Nova Radio A, Telenova, Telesubalpina, per illustrare l'attività dell'aiuto alla Chiesa che soffre. È conduttore di una trasmissione mensile a Radio Maria e fondatore e direttore responsabile del periodico Il Timone, mensile di formazione e informazione apologetica, a cui collaborano prestigiosi studiosi, scrittori e giornalisti cattolici. Ringraziandolo per essere qui con noi lo accogliamo con un applauso. Bene, sono abituato sempre a cominciare gli incontri che vado in giro a fare con un ringraziamento al buon Dio, spero di interpretare anche il vostro pensiero, ma io sono grato a lui che mi dà la possibilità di essere qui. E naturalmente sono grato anche agli organizzatori che mi hanno invitato e a voi che avete eh, accettato una sfida, quella di uscire di casa stasera per ascoltare le cose che vi sto per dire con la non segreta speranza personale di non annoiarvi e di dire qualche cosa che può essere utile per noi. Il tema vi è stato presentato e lo si può, diciamo così, riassumere proprio in una domanda un po' provocatoria. Eh, credo di parlare a dei cattolici, perlomeno a quasi tutti i cattolici. E la domanda provocatoria potrebbe essere questa, ma voi siete poi così sicuri che la Chiesa cattolica sia quella vera? Chi ce lo dice? Beh, naturalmente noi una sicurezza l'abbiamo, è dalla sicurezza che nasce dalla fede. E questa sicurezza per noi e questa fede per noi sono più che sufficienti, ma ipotizzate che la domanda vi venga posta da qualcuno che non è cattolico, che non condivide con noi la fede. La risposta per esempio che la Chiesa cattolica è quella vera perché la dice il Papa per noi può essere una buona risposta, per lui non, non ha senso. Oppure che la Chiesa cattolica sia quella vera perché così emerge dai Vangeli, se questa persona non crede che i Vangeli siano la parola di Dio. Non... È una domanda un po' provocatoria. Ma d'altronde ce n'è forse un'altra di domanda che precede questa. E che forse è ancora un po' più, diciamo così, cattiva, un po' più provocatoria. E questa domanda può essere formulata così. Ma tutto sommato, a noi cosa può importare sapere se la Chiesa Cattolica è vera o meno? Se la Chiesa Cattolica è l'unica o meno? Per la nostra vita personale, per la nostra vita quotidiana. Ma mettiamoci qualche cosa di più, anche per la vita di cristiani, di gente che tutto sommato crede in Gesù Cristo. E poi così importante. Eh, sapere qual è la vera chiesa oppure che cosa ci guadagniamo da sapere qual è la vera chiesa <coughs> guardate a questa seconda domanda alla risposta a questa seconda domanda da cui vorrei partire per raccontarvi qualche cosa eh, si può rispondere in diversi modi eh, certamente uno, il primo, che è il meno importante, però forse può essere il più condiviso. L'importanza della Chiesa, della Chiesa cattolica, si può capire anche soltanto gettando un occhio su quello che la Chiesa ha fatto e sta facendo. Per chi abbia qualche minima nozione di storia è innegabile che la Chiesa in questi duemila anni ci ha messo qualche cosa nella costruzione della nostra civiltà, della nostra società. È innegabile che la cultura, che l'arte, che la scultura, che la pittura, è innegabile che la filosofia, che fino anche la politica, ma anche l'economia. In qualche modo la Chiesa ha messo un po' le mani dappertutto, quindi se non altro anche per questo ha senso occuparsi della Chiesa, ha un generico senso culturale. Io credo però che ci sia un'altra risposta molto meno comune ma decisamente più importante che però guardate ha un limite ed è il limite nel quale io mi trovo questa sera a parlare il limite è quello che per comprendere questa risposta che a me serve dare per poi introdurre il discorso sulla vera chiesa bisogna partire da una prospettiva di fede è una risposta che chi non ha la fede non può cogliere, non certamente perché è meno intelligente di noi, ma perché non avendo la fede non ha quelle categorie di giudizio, quei criteri di giudizio per cogliere questa risposta. Perché è un limite? Perché se vogliamo usare la ragione, prima di arrivare a parlare della Chiesa bisogna fare altri passi. Cosa che vi sto per dire stasera sulla vera Chiesa, a uno che non crede in Dio, forse possono interessare meno, il, su, la sua questione viene prima: esiste o no Dio? E la ragione dell'uomo può dire qualche cosa sull'esistenza di Dio, ma anche quando hai risolto il problema dell'esistenza di Dio, prima di arrivare alla Chiesa Cattolica bisogna fare anche un altro passo: posto che Dio esista. Chi ci dice che il Vangelo che parla di Dio è vero? Chi ci dice che il Dio di Gesù Cristo sia quello vero? Che credibilità hanno i Vangeli? Certo, qualcuno direbbe, ma i Vangeli sono parola di Dio, Dio non può mentire, quindi quello che è scritto nei Vangeli è vero, ergo, eh, sì, ergo per noi che abbiamo la fede. Ma per chi non crede che i Vangeli siano parola di Dio, non, non dice nulla questa risposta. Allora lì la ragione viene provocata a cercare se ci sono delle prove per dire che i Vangeli dicono cose vere. Se si passa questo secondo ostacolo, allora si può arrivare al problema che affrontiamo stasera. Chi ci dice che la Chiesa Cattolica sia quella vera? Sapete che esistono 30.000 confessioni religiose cristiane nel mondo. Vale a dire 30.000 realtà, associazioni, congregazioni, le chiamiamo confessioni cristiane che ritengono che Dio sia Padre, Figlio e Spirito Santo, che ritengono che i Vangeli sono parola di Dio, che credono a quello che è scritto nei Vangeli, ma quando c'è da dire qual è la Chiesa che Cristo ha edificato, hanno 30.000 risposte diverse. E naturalmente ciascuna di queste congregazioni o realtà ecclesiali ritiene di essere quella vera, di essere quella edificata a Gesù Cristo. Allora, stasera disegniamo un percorso di questo genere. Prima... Qualche idea, una cornice, diciamo così, all'interno del quale disegnare il nostro percorso, che ci fa capire se ha senso o no parlare della Chiesa. E poi, e poi, qualche informazione che ci può aiutare a capire perché riteniamo che la Chiesa cattolica sia quella vera. Ha senso occuparsi della Chiesa? Se lasciamo da parte un po' il discorso culturale che abbiamo prima accennato, vi dicevo che c'è una risposta più profonda. Ma questa risposta si comprende se teniamo presente una verità di fede in genere dimenticata. Ma badate, dimenticata anche a casa nostra, dimenticata anche dai nostri sacerdoti spesso, dimenticata dai nostri catechisti, per cui viviamo a volte a digiuno di questa verità. Non teniamo più presente che cosa è stato e che cosa è accaduto dopo quell'evento che ha aperto la storia dell'umanità e che noi per comodità chiamiamo peccato originale. Non teniamo più presente. Ma all'inizio è successo un fatto che per noi certamente misterioso, è un mistero della fede, che deve essere stato drammatico, se è vero come ci viene raccontato nella Sacra Scrittura e come il Magistero della Chiesa ha sempre insegnato, se è vero che quell'evento lì ha scatenato una tragedia. È scritta nella Sacra Scrittura. Ci sono quelle parole tremende messe dall'autore sacro in bocca a Dio che si rivolge al serpente dicendo, io porrò inimicizia tra te e la donna tra la tua stirpe e la sua stirpe, tu le insiderai il calcagno e lei ti schiaccerà la testa. Dopo il peccato originale, tutta la storia dell'uomo, la mia e la vostra, sta dentro questa inimicizia. Lo diciamo con una parola più moderna, ma il significato è il medesimo, anche se non ce ne accorgiamo. Tutta la nostra storia è una storia di guerra, di combattimento, combattimento drammatico. Tra una donna che, la faccio breve perché non è questo il tema di cui dobbiamo parlare, tra una donna che la Chiesa ha sempre visto innanzitutto come Maria, e la stirpe di Maria che schiaccerà la testa al serpente è suo figlio, Gesù Cristo. Chi di voi ha visto il film The Passion di Mel Gibson ricorderà la scena iniziale in cui si vede Gesù nell'orto degli ulivi schiacciare con il piede la testa di quella serpe. Ma attenti bene perché quella donna è anche la Chiesa, la chiesa sposa, sposa di Cristo. E allora la stirpe della donna, la stirpe della donna sono io, siete voi battezzati. E per un ordine misterioso ma chiaro di Dio, noi passiamo la nostra esistenza in combattimento. Contro questo serpente non c'è bisogno di parlarne, è il demonio e la sua stirpe, quelli che lo servono. Chi ha e chi vive nella dimensione della fede cattolica, queste cose sono, devono essere date. Dentro questo discorso sta bene un richiamo a una festa che abbiamo appena celebrato, quella del Natale. E credo che uno dei titoli che più abbiamo sentito attribuire a Gesù Cristo nella festa del Natale sia stato quello di Salvatore. Vi ricorderete le parole dell'angelo che abbiamo sentito in chiesa, che l'angelo rivolge ai pastori. Oggi è nato per voi un salvatore. E la domanda che ci si può porre per capire se ha senso parlare della Chiesa è quella di chiedersi ma da che cosa siamo stati salvati? Non so se qualcuno se ne posta di voi, ma in realtà pensateci bene, da che cosa siamo stati salvati? Qual era il pericolo che abbiamo evitato o che possiamo evitare grazie a questo Salvatore? E se ci guardiamo intorno, ma se guardiamo anche noi stessi, possiamo dire che certamente Gesù Cristo non ci ha salvati, per esempio, dalla morte. Quante persone che noi conosciamo sono morte? sappiamo, possiamo dare ragionevolmente per certo che toccherà anche a noi prima o poi morire. Dunque salvatore sì, va bene, lo dice la fede, lo dice la Sacra Scrittura, ma non dalla morte. Non ci ha salvato, se ci pensate bene, nemmeno dalla malattia. Vale lo stesso ragionamento di prima. Conosciamo dei malati, a volte siamo stati ammalati, probabilmente ci ammaleremo. Non ci ha salvati dalla povertà, ci sono i poveri. Non ci ha salvato dalla miseria, ci sono i miseri. Non ci ha salvato, che ne so, dal, dal conflitto in famiglia, quante famiglie sfasciate. Anche di gente che crede. Quanti figli che non so, mollano i genitori, disobbediscono i genitori, anche in famiglie che credono, che vanno a messa. Dov'è la salvezza lì? E questo per quanto riguarda noi. Fuori di noi non c'è certo salvato, che ne so dalle catastrofi, dagli incidenti, dai terremoti, dalle inondazioni, dal, dal, dalle peste, dal, da che cosa Cristo ci ha salvato? La risposta a questa domanda, che risulta scandalosa purtroppo anche in tanti nostri ambienti, va detta con estrema chiarezza. Dopo il peccato originale, per un mistero grande, ciascuno di noi, una volta nato è destinato all'inferno. È un mistero grande, ma è un mistero rivelato. San Paolo lo dice chiarissimamente. Per colpa di un solo uomo noi eravamo destinati alla condanna e per i meriti di un altro uomo si, sono, si è riaperta per noi la vita perché dico che è un mistero grande, perché alla domanda come si spiega questa cosa non si spiega. Perché la crediamo? Perché ci è rivelata. Ci fidiamo di Cristo, ci fidiamo della Chiesa. Ma il fatto che non la comprendiamo con la ragione non vuol dire che non esista. C'è è una verità, è un dato. Gesù Cristo con la sua morte mi ha salvato da questa condanna, riaprendomi la possibilità di guadagnarmi il paradiso. Sono discorsi che non sentiamo più, purtroppo. Ma sono temi, sono verità che per millenni hanno costituito il tessuto della vita del popolo cattolico, anche della gente più semplice, lo dava per scontato. Noi a malapena ricordiamo i termini paradiso e inferno, non li riempiamo. E non riempiendoli quindi non riusciamo a capire né quale immensa grazia ci è stata fatta, né da quale pericolo mortale siamo stati scampati, non riusciamo a comprenderlo. E se non lo comprendiamo neanche apprezziamo. Andiamo a Messa a Natale, celebriamo e preghiamo il Salvatore, usciamo da Messa, è come se non fosse successo niente. Se uscendo da messa, una macchina mi sta per investire e una persona si butta e mi salva da questa automobile e mi salva veramente, mi salva la vita, molto probabilmente io ricorderò questo fatto per tutto il resto della mia vita. Che Cristo mi abbia salvato dall'inferno è un dato che io ho già dimenticato. Spendo un istante nel tentativo di dare un, diciamo sì, un po' di corpo, di carne a queste parole. Cos'è questo paradiso? Cos'è questo inferno? Apre ah, e chiudo una parentesi, non crediate che sia fuori tema, eh? perché la Chiesa con questo discorso c'entra moltissimo per capirne l'importanza. Che cosa sia il paradiso non abbiamo parole per dirlo. Tutti coloro che ci sono andati non ce lo hanno detto. San Paolo c'è stato ed ha avuto la fortuna di tornare. Però quando ho messo per iscritto che cosa ha visto e che cosa ha sentito, si è limitato a dire in una riga, guardate che non ci sono parole nel vocabolario per dire quello che ho visto, non ci sono. Alcuni dicono di esserci stati in rivelazioni private anche riconosciute dalla Chiesa, ma sono rivelazioni private, quindi non sono oggetto di fede. Possiamo crederci? Se non ci crediamo non smettiamo di essere cattolici. E allora come si può tentare di penetrare un po' in questa realtà? Cos'è il paradiso? Cos'è la vita eterna nel paradiso? Per tentare di capire mi viene buono un esempio che tantissimi anni fa ho letto in un libro e non, non ho più dimenticato. Se noi fossimo capaci di radunare in un luogo, seguitemi con l'immaginazione, perché è un discorso di immaginazione se fossimo capaci di radunare in un luogo tutti i momenti di gioia, di gaudio, di godimento, di estasi, di felicità che il genere umano, a partire dal primo uomo Adamo, fino all'ultimo uomo che verrà, passando per quello che hanno provato Maria Santissima, i santi, i mistici, se noi fossimo capaci di raccogliere in un luogo tutta questa, diciamo, immensa, incommensurabile realtà di gioia, di felicità, se fossimo capaci, dal primo uomo all'ultimo, tutta questa felicità sarebbe, messa insieme, infinitamente più piccola, della più piccola delle gioie che proveremo in paradiso. E perché possiamo essere certi di questa verità che non è una verità poetica, fantasiosa? Lo spiegava bene Santo Maso daquino nella somma teologica: perché tutta la felicità che gli uomini possono provare, anche messi insieme, è una felicità che sta dentro il mondo della natura. Quindi potrà essere immensa, potrà essere per comodità la chiamiamo così infinita, non lo è, a una misura. Mentre il paradiso è una realtà soprannaturale, quindi la più piccola realtà della soprannatura è infinitamente più grande di tutta la realtà della natura. Noi a questo siamo destinati, ad una felicità, ciascuno secondo i suoi meriti, di questo genere. Non riusciamo una volta detto, non riusciamo a penetrarla, ma almeno venne una minuscola idea e per l'eternità. Anche il termine eternità, se ci pensate, una volta pronunciato, una volta scritto, poi cosa ci mettiamo dentro? Noi siamo nel, nel tempo, siamo limitati. Come facciamo a cogliere il significato di eternità? Ci può aiutare solo qualche esempio, ma ci dà uno sprazzo. Ipotizzate un minuscolo uccellino che si metta in testa con il becco di sbriciolare tutte le montagne, tutte le colline, tutte le asperità che esistono sulla faccia della terra. Il suo compito è quello di rendere la, faccia, la terra, la faccia della terra, liscia come una palla di biliardo. Naturalmente dobbiamo solo immaginarlo. Deve avere un becco indistruttibile, deve avere una forza eccezionale, soprattutto deve avere a disposizione una quantità di tempo che noi non riusciremo nemmeno, nemmeno a pensare. Beh, però, ci basti dire che quando questo uccellino ha finito il lavoro, l'eternità è appena cominciata. È soltanto cominciata. Quindi, questo è il nostro destino. Dov'è lo scandalo? Lo scandalo è che il ragionamento riflesso va fatto per l'inferno, di cui non sentiamo più parlare, di cui ci siamo dimenticati, ma il fatto che ci siamo dimenticati non vuol dire che non esista, vuol dire solo che l'abbiamo dimenti dimenticato. È una realtà drammatica, terribile, scandalosa, ma reale, la più piccola la più minuscola, la più insignificante delle pene dell'inferno, è infinitamente più grande della somma delle pene, dei dolori, delle sofferenze, delle tragedie che il genere umano da Adamo, il primo uomo, fino all'ultimo uomo che esisterà su questa faccia della terra, potrà provare messa insieme. È una situazione drammatica. Non è poesia, se leggete il Vangelo molte volte il Signore ci avverte di questa realtà con delle espressioni che noi leggiamo sorvolando. Meglio per voi sarebbe cavarvi un occhio, tagliarvi una mano, un piede, piuttosto che finire nella genna con due occhi. A che vi serve guadagnare il mondo intero se poi perdete l'anima? A quell'espressione guadagnare il mondo intero dovete dare significato, eh? dovete dare sostanza, dovete dare carne. Guadagnare il mondo intero vuol dire letteralmente che se io fossi padrone assoluto di tutto l'universo mondo, di tutti i denari che contiene, di tutte le belle spiagge che ci sono di tutti i tesori che racchiude, di tutti i paesaggi, i posti che... Se io fossi padrone di tutte le case, di tutti i terreni, di tutte le bestie, se io fossi padrone di tutti gli uomini, nella prospettiva cristiana, dice Gesù Cristo, tutto questo messo insieme, tutto, non vale la tua anima. Non vale. A che ti giova a guadagnare il mondo intero se poi perdi l'anima? Che è lo stesso che dire che l'inferno non ha pari. Se anche mettessimo insieme, a pensarci c'è da tremare, Le, perché tutti noi abbiamo provato, sperimentato qualche dolore, qualche sofferenza, qualche croce, perché tutti noi abbiamo conosciuto persone che hanno portato una croce, perché tutti noi in un modo o nell'altro sentiamo notizie di sofferenze, di croci, di guerre, di tragedie, di torture, di morte, di fame, di, so, di, di, di sofferenza. E tutto questo messo insieme. Tutto questo messo insieme è infinitamente più piccolo della minore, della più piccola delle pene dell'inferno. Siamo stati salvati da questo. Da qui ci ha salvato Gesù Cristo, non dalla morte, non dalla sofferenza, non dalla malattia. Da qui passiamo: ci ha salvati da questo. E vengo al dunque. E la Chiesa cosa c'entra con questo discorso? Perché è importante occuparsi della Chiesa? Per questo, guardate, perché la Chiesa oggi continua nella storia, nella mia storia personale, nella mia vita di tutti i giorni, nella vita del mondo, la Chiesa continua l'opera di salvezza di Gesù Cristo. La Chiesa continua a fare nella storia, nella vita, nella mia vita personale, continua a propormi ciò che Gesù Cristo mi ha proposto. La salvezza. Gesù Cristo ha fornito alla Chiesa quegli strumenti che soltanto la Chiesa mi può dare perché io mi possa salvare. Solo la Chiesa mi dà l'Eucaristia, solo la Chiesa mi dà il sacramento della confessione, dove ho la certezza che Gesù Cristo perdona i miei peccati e mi riapre le porte del paradiso. Vedete, se noi, come cattolici, non ci mettiamo in questa prospettiva, L'importanza di parlare della Chiesa e chiederci perché la Chiesa può interessarci c'è, c'è, ma scende di un livello. Beh, ci può interessare per motivi culturali, benissimo. Uno ha voglia di studiare storia, filosofia, arte, cultura in genere, va bene, c'è anche la Chiesa. Ma capite che c'è qualcosa di più. Certo, uno che non crede in Dio, questo discorso che ho fatto adesso gli piomba dal cielo, gli piomba dall'alto. Allora pazienza, aspettiamo, bisogna, bisogna fare un passo indietro, ma diamo per scontato che quei due passi su Dio e sui Vangeli siano dati per buoni. Ecco perché è importante capire che io, che voi, che coloro che si ritengono cattolici abbiano almeno una certezza di non aver preso l'accantonata, cantonata, una cantonata riguardo alla vera Chiesa. E allora si apre la prima domanda. Come facciamo ad essere sicuri che la Chiesa sia cattolica e sia quella vera? A questa domanda bisogna cercare di rispondere utilizzando degli argomenti che possono andare bene anche per chi non è cattolico. Rispondere che la vera Chiesa è quella cattolica perché lo dice il Papa va bene solo per noi. Peraltro ci mancherebbe che il Papa dicesse che lui è Papa di una chiesa che non è quella vera. Sarebbe una cosa da, da fuori di testa, diremo mi perdoni sua santità. Ma un cristiano non cattolico non dà nessun peso al Papa. Per un protestante il Papa è un signor nessuno. Per un anglicano il Papa è un signor nessuno. Per un valdese il Papa è un signor nessuno. Per i testimoni di Giove l'anticristo. Quindi, se noi volessimo parlare con un altro cristiano e dirgli guarda, la Chiesa cattolica ha degli argomenti, noi dovremmo uscire dal campo della fede e cercare di entrare nel campo della ragione. E quali sono gli argomenti? Beh, intanto un punto. Che debba esserci una sola vera Chiesa, questo lo credono tutti tutte le confessioni religiose cristiane credono che ci debba essere una sola vera chiesa, una. Naturalmente poi è composta da varie comunità, c'è cioè la chiesa di Milano, la chiesa di Ravenna, ma è la chiesa cattolica, una. Lo diciamo tutte le domeniche, credo alla chiesa una santa cattolica apostolica. Così i luterani, così gli anglicani, così i battisti, così gli evangelici così naturalmente i Valdesi, tutti credono che ci sia una sola vera Chiesa. D'altro canto, perché credono che ci sia una sola vera Chiesa? È Perché Gesù Cristo, quando ha fondato la Chiesa, ha edificato la Chiesa, ha detto che voleva la sua Chiesa. C'è cioè, quella bella espressione, si può citare a memoria perché la conoscete tutti, che troviamo sul Vangelo, nel Vangelo di San Matteo, al capitolo 16. Tu sei Pietro e su di te edificherò la mia chiesa, non una mia chiesa, non una delle mie, ma la mia chiesa. Dunque, che fosse intenzione di Cristo di edificare una sola chiesa, questo è un dato pacifico. Però se leggete bene questo brano, ci sono due espressioni di Cristo che possono essere messe sotto i riflettori della storia. Perché qui Cristo ha rischiato. Rischiato ha rischiato di sbagliare, o meglio, si è messo a disposizione di chi voleva esaminarlo, vi ricordate cosa dice quel brano: Tu sei Pietro e su di te edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Questa espressione: le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Oggi, se la prendete alla lettera, dice niente. Cosa sono le porte degli inferi? La, la, la porta dell'inferno. Ma nel linguaggio semitico nel quale Gesù si esprimeva, quell'espressione era come dire che il potere della morte non avrebbe toccato la Chiesa. Tradotto in un linguaggio più comprensibile, vuol dire che una volta edificata la Chiesa, quella Chiesa non sarebbe mai morta. Ci sarebbe stata per sempre allora questo è un primo dato che subito lo storico ma anche noi può mettere sotto i riflettori se tu sei dio non ti puoi sbagliare hai fatto questa previsione mi dai la possibilità di verificarla ci offre uno strumento straordinario perché da un lato Togliamo dal dubbio di essere vere chiese tutte quelle confessioni religiose che sono esistite in passato e che adesso non ci sono più. Se fossero state loro la vera chiesa, Cristo naturalmente si è sbagliato. Ma se si è sbagliato Cristo, il problema non è la vera chiesa, i problemi sono più gravi. Quindi questi li togliamo, i donatisti, i docetisti, stavo per dire gli ariani, ma in un certo modo i testimoni di Giove sono come gli ariani. Ma insomma, queste vecchie eresie, queste vecchie chiese che non ci sono più. Da un lato questo è un passo avanti. D'altro lato, però, possiamo fare un altro passo avanti, mettere in fila tutte e 30.000 le confessioni religiose cristiane e chiedere loro semplicemente la carta d'identità. Fatemi vedere quando siete nati. Fatemelo vedere sulla base di documenti, perché lo storico vuole vedere i documenti, vuole avere delle prove. Voglio vedere la data di nascita. Attenti, qua va aperta una parentesi, attenti. Quando si parla di Chiesa si parla di una realtà così complessa, divina e umana che il discorso sulla Chiesa è molto più complesso di quello che io vi sto facendo, ci sono motivi teologici, motivi di esegesi eh, di interpretazione dei Vangeli. Quindi tutti vi diranno che dal punto di vista teologico, esegetico, dottrinale Benissimo, ma noi siamo gente terra terra, noi sappiamo che questi sono i discorsi più importanti, io però vorrei qualcosa di più sicuro. E se quel Cristo mi ha offerto un dato che posso misurare con la storia, io questo dato lo voglio vedere. E se le metto tutte in fila è una strage, è una strage. Tutte le confessioni religiose protestanti prima di Lutero non c'erano. Non c'erano. 15 secoli di buio totale, assoluto. Hanno una data di nascita storicamente documentabile che risale ai primi decenni del XVI secolo, 1520 per comodità, quando il Papa scomunica Lutero. Ma prima di quei decenni, già un po' prima Lutero aveva qualche dottrina eretica, però prima di quel XVI secolo non c'erano. Certo i protestanti diranno, ma la Chiesa è una realtà invisibile, era presente anche nel cuore di uomini, e su questo è un discorso teologico. Noi facciamo, diciamo così, gli storici, ti chiediamo la carta d'identità, non mi venire a dire che la data di nascita prima si sapeva a memoria e da allora è stata scritta. Io voglio vedere il documento. Se facciamo la stessa domanda alla famiglia delle confessioni religiose anglicane, ci dicono la stessa cosa. Il 3 novembre dell'anno 1534, nel Parlamento di Londra, viene approvata una legge, si chiama atto di supremazia, con la quale il re d'Inghilterra Enrico VIII fonda una nuova chiesa quella anglicana prima di quel 3 novembre 1534 non c'era sapete la storia di Enrico VIII no? aveva sposato Caterina di Aragona voleva lasciare la moglie per prendersi Anna Bolena ha chiesto da buon cattolico da Defensor Fide il titolo che gli aveva dato il Papa perché aveva combattuto contro Lutero Aveva scritto un'opera contro Lutero. Da buon cattolico Enrico VIII chiede al Papa di annullare il matrimonio. E Clemente VII gli dice quello che la Chiesa dice ancora oggi. Guardate che noi non abbiamo la possibilità di annullare un matrimonio vero. Sapete che la Sacra Rota non annulla i matrimoni. Eh? Un matrimonio una volta fatto è fatto. Solo la morte lo rende non più esistente la morte di uno dei coniugi la sacrona al massimo dichiara che quella cosa che tu hai fatto e che chiami matrimonio non è stata tale perché mancavano dei determinati requisiti clemente VII ha risposto a ricottavo che il non poteva dargli l'autorizzazione a lasciare caterina d'aragona per prendersi anna bolena ed ricottavo gli ha portato via tutta la chiesa d'inghilterra quasi facendo decine di migliaia poi di martiri Vada come vada prima di quell'anno 1584 gli anglicani non c'erano, un po' più vecchi di loro sono i valdesi perché il fondatore, diciamo, della comunione, della comunità della realtà valdese, Valdo, è vissuto a cavallo tra 1100 e 1200, XII 12 e XIII secolo, una cinquantina d'anni prima di. Francesco, quindi i Valdesi sono una comunità per carità Dio li abbia tutti in gloria, ma quando chiediamo ai Valdesi la carta d'identità prima di Valdo non c'erano, non li ha identificati Gesù Cristo. Anche loro diranno ma nel cuore nella mente. Questo è il discorso teologico su quale avremo da discutere. Ma lo storico dice: Ma è prima di Valdo prendete anche il nome da Valdo? Dove cambia la risposta? Cambia nelle chiese cosiddette ortodosse. Se chiediamo alle chiese ortodosse di mettere la retromarcia della storia di farci vedere la carta d'identità, risalgono a Gesù Cristo. Hanno duemila anni di storia. Certo il patriarca di Costantinopoli che è il più importante. Alla sua origine nel IV secolo, quando Costantino porta la capitale dell'impero da Roma a Bisanzio, però prima del IV secolo c'era una sola chiesa, e loro sono venuti fuori da lì. Quindi le chiese ortodosse diciamo, sono diverse, eh? però alla domanda, ci fate vedere la, loro, la vostra carta di identità? Possono con la storia risalire ai tempi di Gesù Cristo. E la stessa domanda deve essere posta anche alla Chiesa cattolica. Qui il gioco è facile perché abbiamo la successione dei papi. Se Benedetto XVI mette la retromarcia della storia, passa prima di lui 264 papi e il 264 è Pietro, Esimo è Pietro. Allora, a prima, alla, diciamo così, alla prima indagine storica su qual è la vera Chiesa, abbiamo visto. <coughs> Che restano in piedi soltanto due denominazioni. Nel quaderno, che poi per chi lo vorrà lo potrà prendere, io ho scritto la vera Chiesa e quella cattolica, do qualche informazione in più. Però restano in piedi queste due denominazioni, la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse. Solo che Gesù Cristo ha detto che quella vera era una sola. E come facciamo? ad essere certi che sia quella cattolica e non quella ortodossa o viceversa. Qui per rispondere entra in campo un altro dato che Gesù Cristo ci offre quando pronuncia quella frase che vi ho detto prima e che può essere misurato anche con la storia, anche con la storia perché non è solo un dato storico. Tu sei Pietro e su di te edificherò la mia Chiesa. Questa espressione tu sei Pietro e su di te edificano la mia chiesa la condividono tutti, cattolici e ortodossi. Dov'è però la divisione? La divisione in sostanza, in soldoni, sta qui. Per noi Cristo sta dando a Pietro, a Simon Pietro e a quelli che verranno dopo di lui, per noi gli sta dando un potere pieno. Potere di giurisdizione, può fare le leggi e tutta la Chiesa deve obbedire. Un potere disciplinare, può prendere delle disposizioni disciplinari e tutti si devono adeguare. Un potere di governo della Chiesa, universale. Per noi Cristo sta dando questi poteri a Pietro. Gli ortodossi dicono no, no gli sta dando un primato, questo è certo, ma è un primato tecnicamente chiamato d'onore. Siccome Pietro è vescovo di Roma, la capitale dell'impero, allora il suo onore, non il suo potere, non il suo, il suo ruolo, il suo onore è superiore a quello degli altri vescovi, ma il potere è uguale a quello di tutti gli altri vescovi. Questa è in sostanza la... La divisione, dopo il Vescovo di Roma, come onore c'è il Vescovo di Costantinopoli perché nel 300 dopo il 300, Costantino porta la capitale da Roma a Costantinopoli. È il vescovo della capitale dell'impero ma dopo Roma è il secondo. Cade Costantinopoli nel 1453 emerge Mosca. Mosca diventa la terza Roma. Allora dopo Roma il primato d'onore dopo Costantinopoli il secondo, ecco Mosca, la terza Roma, ma sia il Vescovo di Roma sia il patriarca di Costantinopoli sia il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, hanno il medesimo potere. Ciascuno governa nella sua Chiesa, nella sua patriarchia. Ci sono anche i patriarchi di Alessandria e di Gerusalemme. Dovrebbe governare in comunione, scambiando doni di pace, eccetera, ma ciascuno nella sua. E qui, attenti, il discorso va fatto con massima chiarezza perché entriamo in un tale vespaio di confronto teologico da cui, nonostante ormai qualche decennio di confronto tra cattolici e ortodossi, non si riesce a uscire. Però noi qualche risposta la vogliamo avere. Allora, usciamo dalla teologia, che è più importante di tutto. Entriamo in questo campo, diciamo, dei documenti storici e proviamo a chiedere se quando queste due chiese, la cattolica e l'ortodossa, o la chiesa latina e la chiesa d'oriente, camminavano insieme, lo hanno fatto per 1054 anni nonostante scismi, separazioni, riunioni, hanno fatto insieme e condividono insieme sette concili ecumenici, i primi sette, poi gli ortodossi non ne hanno fatto più, noi ne abbiamo fatti altri 14, fino al concilio vaticano II. In questi 1054 anni di storia insieme, il vescovo di Roma aveva solo un primato d'onore o aveva anche un primato di governo e di giurisdizione? e ancora. Se il vescovo di Roma credeva di avere un primato di governo e di giurisdizione, era riconosciuto da tutti o lo pensava solo lui? E qui la storia qualche lampo ce lo dà, qualche indicazione ce la dà nel libro ne trovate diverse nel quaderno, scusate. Io me ne sono segnata qualcuna che ritengo interessante almeno per noi, almeno per chi si avvicina per la prima volta a questo a questo tema, primato di governo. Dove si fonda questo primato di governo beh, intanto in quella parola che Cristo ha detto a Pietro. Quando ce lo racconta il Vangelo di Giovanni, l'episodio è famosissimo, Cristo chiede a volte a Pietro: Pietro mi ami tu più di costoro. E ricordate che, ricordate che per volte Pietro risponde. Signore tu sai che ti amo, Signore tu sai che ti amo, Signore tu sai che ti amo. E per tre volte Cristo gli dà un compito, pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. Perché come me ha genitori sardi ed è stato in Sardegna almeno in vacanza, io sono nato qui al nord vicino a Varese, andavo in Sardegna tutti gli anni, la figura del pastore non può avere equivoci. Il pastore da noi in Sardegna comanda, protegge, guida, custodisce. Non esiste un solo caso di pastore con un greggio in cui, per esempio, chieda alle pecore dove si va oggi. Non, 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 non c'è possibilità. Siete tutte in forma, qualcuna non esiste. Perché non credate che sia una battuta. Cristo parlava in un tempo in cui i pastori erano così diffusissimi, lo capivano tutti. La cosa curiosa, è, la dico tra parentesi perché non c'entra col tema, però vi fa capire quanto sia stato grande il Signore. Sapete perché Pietro risponde addolorato la terza volta? Normalmente noi rispondiamo così, beh certo. Non ci fa una bella figura. Cristo gli domanda tre volte la stessa cosa e lui si dispiace. Dirà, cavoli, non ci creda quello che gli dico. No, in realtà non è così. Il motivo è molto più sottile. Lo ha detto Papa Benedetto XVI, lo ha spiegato qualche anno fa. Nel testo originale di questo Vangelo, che è pervenuto a noi, quello di Giovanni, in greco, le tre domande, mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu, le tre domande sono fatte con due verbi amare. In italiano sono tradotti uguale, amare, ma in greco no. La prima volta Cristo usa il verbo phileo, scusate, il verbo agapao, che vuol dire un amore totale, un amore assoluto, un amore come si deve solo a Dio. In poche parole, Cristo chiede a Pietro: Senti, Pietro, tu mi ami come io che sono Dio devo essere amato? Tu mi ami di un amore totale? E Pietro gli risponde con l'altro verbo, Fileo, che è un amore di amicizia, molto bello, ma non è totale. Pietro sa benissimo, spiegava al Papa, che lui ha da poco tradito Gesù Cristo. Sa benissimo della sua miseria, la sua è la nostra e la mia è la vostra. E Pietro risponde: Guarda, Signore, io ti amo come sono capace. Ciò nonostante, Cristo gli dà il compito di pascere le pecore alla seconda volta. Cristo gli ripete la stessa domanda: Pietro, tu mi ami come io che sono Dio devo essere amato? E Pietro glielo lo rispiega: Signore, guarda che io sono capace di amarti così, oltre non vado. E Cristo gli dà il compito. Fasci le mie pecore. Alla terza volta si capisce perché Pietro si rattrista. Cristo non gli chiede più quella cosa. Cristo gli dice: Pietro, mi ami almeno come sei capace. E Pietro capisce subito che Cristo è sceso, ha fatto un passo indietro. Piuttosto che perdere l'amore di Pietro, si accontenta dell'amore che Pietro sa dare. E la cosa vale per noi. È confortante per noi, Cristo si accontenta anche del nostro amore miserevole, certo poi dobbiamo lavorare per migliorare, ma si accontenta. Non aspettiamo di essere santi per voler bene a Gesù Cristo, non lo ameremmo mai. Chiudiamo questa parentesi: gli dà questo compito di pascere le pecore, il pastore, passano. 30, 60 anni da queste parole e la storia ci consegna un documento straordinario a Roma e Vescovo un certo eh, Clemente Clemente Romano questo Clemente Romano verso la fine degli anni 90 scrive una lettera ai cristiani di Corinto cos'era successo a Corinto? A Corinto il popolo cristiano aveva cacciato i presbiteri, i sacerdoti si erano ribellati, li avevano mandati via. Clemente scrive una lettera. Io riporto qualche riga di questa lettera, non ve la leggo perché vedo che il tempo scorre: fra 6-7 minuti voglio finire. Ma in questa lettera che ci è pervenuta, Clemente ordina ai cristiani di Corinto di riprendersi questi sacerdoti. Minaccia delle sanzioni se non lo fanno, dichiara che questi ordini li dà Gesù Cristo per bocca sua. E infine afferma che sarà per lui un grande motivo di gioia se, se obbedendo a quanto vi abbiamo qui esposto nello Spirito Santo, eccetera, eccetera, e richiede obbedienza. La storia ci consegna un primo dato, un primo, non esageriamo, non allarghiamolo, ma questo è chiaro. Alla fine del primo secolo, quando quella che poi è stata la Chiesa d'Oriente manco si vedeva, nel senso che, attenti, non c'era ancora Costantinopoli, non c'era ancora Bisanzio, c'era l'Oriente Cristiano. Eh. Alla fine del primo secolo, il Vescovo di Roma crede di poter dare degli ordini in materia disciplinare ed esige di essere obbedito il primo dato che ci consegna la storia è questa a Roma erano convinti che il primato non fosse solo d'onore che il primato d'onore non dà ordini siamo alla pari io sono vescovo della Roma più antica sono un po' più onorevole di te onorabile di te ma siamo alla pari alla fine del primo secolo a Roma erano convinti che il primato non fosse solo d'onore. Certo, maliziosamente qualcuno poteva e può pensare. Questo a Roma e dall'altra parte la Chiesa di Corinto non era una chiesa qualunque, è stata fondata da San Pietro e da San Paolo, è eh, come la Chiesa Romana. Quindi era una chiesa di straordinario prestigio. Abbiamo la risposta ma non la risposta a questa lettera. Passano soltanto 80 anni e il vescovo di Corinto, che si chiamava Dionigi, scrive una lettera a quello che era allora il vescovo di Roma Sotero. E tra le tante cose gli dice, gli scrive, che quella lettera che il suo predecessore aveva mandato a Corinto la leggono tutte le domeniche durante la messa. Il che ci fa capire. Che a Corinto riconoscevano che il Vescovo di Roma aveva un primato non solo di onore. È dato interessante perché perlomeno due chiese importanti e che importanza Roma e Corinto, dati i fondatori, ritenevano che il primato del Vescovo di Roma non fosse solo d'onore, passano pochi decenni. E uno dei più grandi uomini della Chiesa universale, d'Oriente e d'Occidente, Ireneo, una figura forse quasi unica, perché Ireneo nasce in Oriente e poi diventa Vescovo di Lione nella Gallia, nella Francia. Quindi è un uomo che ha assorbito il cristianesimo d'Oriente, ha vissuto da pastore in Occidente e tutto questo l'ha racchiuso in una persona. Ireneo è stato un grande combattente della Chiesa. Ha scritto un'opera verso 185-186, ad Versus Ereses, contro le eresie. E tra le tante cose che scrive c'è una frase che ci lascia, perché si occupa di questi temi, di stucco, ma positivamente. Sta parlando degli eretici, infatti, con questa Chiesa, sta parlando qui della Chiesa di Roma. In ragione della sua origine più eccellente, attenti qui, eh, deve necessariamente essere d'accordo ogni chiesa. Con la Chiesa di Roma deve necessariamente essere d'accordo ogni chiesa. Più avanti spiega perché, ma lo trovate nel quaderno. Nel secondo secolo si dava per scontato anche nella lotta contro gli eretici, anzi in virtù proprio della lotta contro gli eretici, che bisogna essere d'accordo con la Chiesa di Roma. Passano pochissimi anni e un vescovo di Roma, Vittore, minaccia di fare una cosa, poi per grazia non l'ha fatta, che nessuno avrebbe mai potuto osare pretendere di fare. Roma e l'Oriente celebrano la Pasqua in due date diverse. La questione è annosa, Vittore vuole risolverla. Ordina che tutte le chiese d'Oriente celebrino la Pasqua lo stesso giorno che si celebrava a Roma. L'Oriente tergiversa. L'origine della nostra data dice l'Oriente risale addirittura a San Giovanni Apostolo. È una misura disciplinare, liturgica. Di fronte a questo tergiversare, Vittore decide di scomunicare tutte le chiese dell'Oriente cristiano, che allora voleva dire più dei tre quarti di tutte le cume cristiane. Perché la misura non viene presa? Perché da Lione si precipita quell'Ireneo di cui abbiamo appena parlato, un grande santo. Riesce a convincere Vittore a non prendere questa misura, la misura non viene presa. Ma cosa resta a noi? Resta il fatto che questo Papa di Roma ritiene di prendere una misura, ritiene di avere il potere di prendere una misura di carattere disciplinare nei confronti di tutte le chiese di una, della regione d'Oriente che nessun altro vescovo al mondo avrebbe mai osato fare. Lo fa solo lui. Lo fa solo lui. E siamo nel secondo secolo. Il tempo scorre. Mi fermo. Nel quaderno trovate anche segni storici del primato nei primi concili. A noi resta questo dato. Non voglio illudere nessuno il tema, è complesso, i teologi ci discutono, le chiese ci parlano, noi non abbiamo risolto la questione stasera. Però portiamoci a casa un dato che credo possa essere utile per consolidare la nostra fede e la consapevolezza di essere cattolici. Il dato è questo, a noi è capitata una grazia. Nessuno di noi ha scelto di essere cattolico. Dico nessuno, normalmente siamo stati battezzati da piccoli e con il battesimo siamo incorporati nella Chiesa. Magari qualcuno si è battezzato da adulto, ha scelto, ha risposto sì. Ma a noi è capitata una grazia, di essere membra vive di questa Chiesa per tornare allora a bomba all'inizio con il quale chiudiamo a noi è chiesto in questa chiesa di rendere possibile a noi stessi e al nostro prossimo quella salvezza che Cristo ha portato sulla terra quella salvezza che Cristo ha dato alla chiesa di continuare ad offrire agli uomini è la salvezza che Cristo attraverso la Chiesa dà anche a me nell'ambiente dove io vivo. Mi raccontava prima il vostro amico Davide di quello che fate come sentinelle del mattino. Io sono rimasto incantato, non è la prima volta che sento quello che fate, non è la prima volta che partecipo a un caffè teologico, ma se mi è consentito di sottolineare un dato della vostra azione, una... Di offrirvi diciamo così, la possibilità di una consapevolezza ancora maggiore, senza presunzione. Guardate, che ogni volta che, con l'aiuto di Dio, voi riuscite a guadagnare una persona alla Chiesa, voi diventate strumenti di Dio per salvare quella persona. Sant'Agostino diceva: Chi salva un'anima ha pre-salvato la sua. Voi offrite a questa persona la possibilità di salvare la sua anima, che vale, che vale più di tutto ciò che esiste in questo mondo, ma più di tutto. Se vi dessero tutti i denari esistenti sulla terra in cambio della rinuncia a salvare quell'anima, e voi scegliereste i denari, Dio sarebbe offeso. Vale più quell'anima. A noi è capitata una grazia di appartenere alla vera Chiesa, quella a cui Cristo ha dato il compito di salvare gli uomini, e in questo dobbiamo sentirci tutti impegnati. Grazie della vostra attenzione. Bene, allora tentiamo di dare risposta a queste domande, ne ho sbirciato qualcuna, vi dico subito che ce ne sono alcune che da sole impiegherebbero un corso, un seminario universitario. Devo finire in una ventina di minuti, magari vi rubo un minuto in più, però cerco di star dentro. A che punto siamo con il dialogo ecumenico? Possiamo ragionevolmente sperare in una ricomposizione della grande frattura fra il cattolicesimo e l'ortodossia? Possiamo sperare eh, per fede. Papa anche recentemente ha detto che il dono dell'unità è veramente un dono che dà Dio, perché con le sole forze umane è difficilissimo. Eh, quello che noi chiamiamo ortodossia è la porzione di mondo cristiano più vicino a noi. Abbiamo poche, anche se importanti, differenze dottrinali. Una è quella che vi ho detto sul primato di Pietro, che probabilmente è in assoluto la più importante. Poi c'è un'altra grande verità teologica, il famoso figlioque. Quando noi diciamo nel credo, credo nello Spirito Santo che procede dal padre e dal figlio, gli ortodossi dicono no, procede solo dal padre. Sono questioni di teologia profondissima. Io non saprei nemmeno trattarle, ve le, dico sole, ve le dico solo, ma soltanto per farvi capire che eh, è difficile la questione, è difficile, da soli gli uomini non ce la fanno, neanche gli uomini di Chiesa. Eh, o è Dio che apre il cuore a tutti, la Chiesa Cattolica ha umilmente la pretesa di essere lei la vera Chiesa. E l'unità si può avere soltanto nel riconoscimento del primato di Pietro. Alcune porzioni di Chiesa Ortodossa lo hanno già fatto in passato. Pensate a tutto quel mondo che viene chiamato degli uniati, l'uniatismo, per loro è un termine offensivo, ma gli uniati sarebbero coloro che facevano parte della Chiesa ortodossa e che sono tornati in comunione con la Chiesa di Roma. Roma ha lasciato loro il rito, le liturgie, eh, le tradizioni. Naturalmente, ha richiesto di credere le verità di fede, primato di Pietro, il figliuolo, e anche se ne credo loro non lo dicono e anche alcune cose minori, curiose. Per esempio, gli ortodossi non credono al purgatorio o lo credono in un modo diverso dal nostro. I dogmi mar mariani, gli ultimi dell'Assunzione e della Immacolata Concezione, loro che hanno una venerazione per Maria straordinaria, in certo senso li credono, ma non sono dogmi. Insomma, è una questione delicata. Ma le confessioni religiose protestanti così non sono nate così tardi proprio per gli orrori che la Chiesa e l'Inquisizione avevano commesso durante il Medioevo. Certamente uno dei motivi che ha portato Lutero a fare quello che ha fatto è stato anche, non il solo, eh, come ci insegnano la scuola, però è stato anche quello di vedere come si e come vergognosamente venivano, veniva svolto il commercio cosiddetto delle indulgenze, per cui in cambio di indulgenze, di promesse di perdono di peccati e di pene eh, ci si faceva pagare. Certamente anche questo ha dato un contributo, non è stato solo questo. Eh, io qui non mi spingo oltre, però vi inviterei a stare attentissimi, senza negare. Eh, ma stare attentissimi quando sentite parlare di Inquisizione, di crociate, di Galileo. Non so se in questo quaderno, che è stato uno dei primi, ci sono anche i titoli degli altri quaderni. Ma se guardate sul timone che vi verrà dato in omaggio, l'ho portato per ciascuno di voi: il timone, portatelo a casa. Abbiamo una serie di quaderni che vi parlano anche di queste cose. L'Inquisizione è stata una realtà in certi posti, in certi paesi, tremenda, ma. Se vi dico qualche numero riuscite a capire cosa c'è dentro questo tremenda, se facciamo qualche confronto riuscite a capirlo. Intanto sapete che il termine inquisizione è scorretto, ci sono state molte inquisizioni, c'è stata quella episcopale, quella romana, c'è stata quella spagnola, la più terribile era quella spagnola che non obbediva al Papa, non obbediva al Papa, obbediva agli, ai re di Spagna, re cattolicissime ma non obbediva al Papa. L'Inquisizione spagnola dura 400 erotti anni e sono riusciti gli storici a calcolare il numero di processi e di persone che sono finite sotto l'Inquisizione in questi 400.000 anni. Si parla di circa 200.000 persone e sono riusciti a calcolare il numero di persone in base ai documenti che l'inquisizione, come si usava a dire allora, abbandonava al braccio secolare, cioè alla giustizia civile, alla giustizia politica. Poi la giustizia politica doveva fare quella roba lì, metterlo al rogo, metterlo a morte, ma non lo faceva la chiesa, lo faceva la giustizia politica. Lo hanno calcolato questo numero in 400 anni. 10.000 10.000 persone su 200.000 processate. Il dato è tremendo, è tragico. 400 rotti anni, 10.000 persone. State solo attenti ad altri due dati, attenti non per giustificare l'Inquisizione, è un discorso complesso, però per avere la misura, soprattutto da, 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 se osserviamo da chi arrivano queste accuse. Adolfo Hitler tiene il potere 12 anni. Soltanto 12 anni. E se gli attribuiamo anche i morti della seconda guerra mondiale tutti a lui, arriviamo a una cifra compresa tra i 30 e i 45-50 milioni. Solo gli ebrei si parla di una cifra di circa 6 milioni di morti. Probabilmente sono di meno, ma è una cosa vergognosa. In 12 anni, in 12 anni non in 400 rotti anni hanno fatto il calcolo del numero delle vittime del comunismo nel mondo. Soltanto in Unione Sovietica c'è un rapporto, un rapporto Kurdakov, che calcola in base a dati statistici il numero delle vittime comprese tra 1917 e 1959. Nei primi 42 anni, non 400 come l'Inquisizione, eh, 42, 10 volte meno. 10 volte meno. Il calcolo l'hanno fatto perché a quei tempi in Unione Sovietica si pubblicavano i censimenti, avevamo il tasso di natalità e di mortalità e ci accorgevamo, si accorgevano gli studiosi, si accorgevano che c'era un, uh, uno iato. Sono morte in quei 42 anni non per cause naturali, non per cause naturali, quindi uccise 66 milioni di persone in Unione Sovietica. In Cina, dal 1949 al 1974, nei primi 25 anni, due studiosi francesi, Alfred Sauvy e Paul Payat, sono due studiosi che si occupano di, di demografia, di popolazione, calcolano, ve la faccio breve, ma poi chi ha piacere posso spiegare di più, calcolano che nei primi 25 anni di regime comunista cinese siano morte non per cause naturali, 150 milioni di persone. Allora, quando vi dicono l'Inquisizione, sappiate che l'Inquisizione ha mandato a morte delle persone, ma sappiate che l'Inquisizione è stata questa. In Spagna 10.000 morti in 400 rotti anni, in Unione Sovietica 66 milioni di morti, in Germania o con tutta la guerra mondiale attribuita a Hitler 35 milioni di morti, 40 milioni di morti in Cina 150 milioni di morti. Perché il matrimonio si annulla dopo la morte? Io voglio essere sposata con mio marito anche in paradiso. Attenzione. No, ma Scusate, no. Non c'è da ridere. Piacerebbe anche a me con mia moglie. Allora vi faccio un po' ridere anch'io, anche a me piacerebbe essere sposato con mia moglie in paradiso. Se lei non si stanca, io sono contento. Non è che il matrimonio si annulla dopo la morte. Il matrimonio è un patto che stabilisco con mia moglie qui su questa terra, quando uno dei due non c'è più, questo patto non c'è su questa terra. In paradiso la questione è annosa, sapete che una volta i sadducei domandano a Gesù e gli fanno quel famoso esempio di quella, di quella donna, di quei sette fratelli, uno era sposato, muore lui, si sposa la moglie del fratello morto, muore il secondo, il terzo... Cioè di chi sarà moglie questa... E Gesù risponde in un modo che noi comprendiamo per fede, ma in paradiso non si prende né moglie né marito. In paradiso non vivremo come vivremo tra moglie e marito. Noi avremo la consapevolezza, certamente, in Dio che questa persona è mia moglie, è stata mia moglie, è stato mio marito. Certamente godremo di una gioia inimmaginabile nel rapporto matrimoniale, non parlo solo del rapporto fisico, ma proprio del rapporto in quanto tale godremo di questa gioia perché vedremo nella moglie e nel marito quello che adesso non vediamo, cioè la creatura perfetta come Dio l'aveva in mente prima che fosse rovinata col peccato originale. Quindi noi saremo attenti, non incantati da mia moglie che vedrò, noi saremo incantati da Dio che è l'infinito e in lui vedremo, così mia moglie in lui vedrà e mi vedrà in un modo da, da altro che da innamoramento. Qui mi fermo perché si parla di una realtà misteriosa, però tenete presente l'esempio che vi ho fatto prima, la gioia che avrò in paradiso per coloro che mi sono vicini, coloro che io ho amato, la mia famiglia, questa gioia, la più piccola di questa gioia, sarà infinitamente più grande di tutta la gioia del mio matrimonio messo insieme. E qui mi fermo perché, altro, non ho, ho la buona scusa di San Paolo che diceva quello che io ho visto, non, non lo posso scrivere, non ci sono parole. Da un punto di vista di un ateo, quindi qual è la vera Chiesa? La domanda è complicata qui: perché eh, l'ateo eh, può rapportarsi davanti alla Chiesa soprattutto per una questione di carattere culturale. Ci sono degli atei che hanno studiato la storia della Chiesa, alcuni apprezzano in certi momenti, altri no, ma l'ateo non può cogliere il significato e il senso della Chiesa. Che cos'è la Chiesa di cui noi facciamo parte? Che cosa è? Innanzitutto, la Chiesa c'è cioè quella bellissima definizione che viene da San Paolo. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo. Questa verità con la ragione non la cogliamo. Che significa? La possiamo trasformare in un teorema, in una formula matematica. È il corpo mistico di Cristo. La fede ci dice che Cristo è vivo, che Lui è il capo della Chiesa, che la Chiesa è un corpo vivo, che Lui e noi siamo membra. Ma se uno non crede in Cristo, non crede nella divinità di Cristo, non crede che Cristo Dio può fare questa cosa perché è Dio, Domandarsi qual è la vera Chiesa per un ateo? Ecco, io porterei Lateo prima ad un passo alla domanda che prove abbiamo che Dio esista? Prove di ragione, eh? Ci sono, sì ci sono. Ci sono. Che prove abbiamo che i Vangeli sono documenti storici veri, che non raccontano fandonie? Anche qui ci sono delle prove che possiamo portare. Quando ho fatto questi due passi nel Vangelo c'è il discorso della Chiesa. Allora lì viene la domanda qual è la vera Chiesa. Se non faccio questi primi due passi è un problema. Mi fermo alla cultura. La Chiesa cattolica ha fatto molte buone cose, la Chiesa ortodossa ha fatto altre buone cose, ma la vera Chiesa è un tema che esula dalla cultura. L'appartenenza alla vera Chiesa salva dalla morte nel peccato veniale. Dunque, attenzione, qui solo per precisione, il peccato... Veniale, di per sé se moriamo col peccato veniale non si va all'inferno, posto che qui per morte si intenda la morte eterna. Eh? Eh, non so chi ha posto questa domanda. Eh, quello che è certo è che l'appartenenza alla Chiesa non salva dall'inferno, tant'è che tanti di noi ci andranno. Che cosa salva dall'inferno? L'appartenenza alla Chiesa è condizione necessaria per essere salvati in via normale. Poi in via straordinaria Dio fa quello che gli pare. Eh? Da sempre la Chiesa insegna che anche un non cattolico, se segue le leggi della sua natura, le cosiddette leggi naturali, che poi sono i dieci comandamenti in pratica, ma sono scritti nel cuore, quindi non sono dati dalla rivelazione e basta, per quanto sia difficile perché un non cattolico non gode della grazia dei sacramenti, per esempio, però può andare in paradiso questo è quello che insegna la Chiesa d'altro canto non è detto che un cattolico vada in paradiso di sicuro la Chiesa è la via ordinaria e a noi capitata questa grazia ma io devo rispondere a questa grazia dicendo d'accordo dicendo ok tanto che se da domani cominciasse a sterminare tutti i miei vicini di casa io resto un battezzato della Chiesa Cattolica ah, questa una volta che mi presenterò davanti a San Pietro con l'elenco dei cadaveri non è che lui mi dirà prego si accomodi la mettiamo così sul ridere, però attenzione perché fa parte della Chiesa è una responsabilità enorme. Noi non potremmo andare davanti a Dio e accampare la scusa, non sapevo. Perché molto probabilmente quando sinceramente gli diremo: Io non sapevo, guarda, me. È... Cristo dirà: Ma io ti ho dato la Chiesa, ti ho dato il Papa, ti ho dato il Parroco, ti ho dato il Catechismo. Dove eri? Che ne hai fatto di queste cose? Eh, ma sai io il sabato andavo in giro a passeggiare al Corso Italia eh. Eh, non è peccato passeggiare al Corso Italia ma finito il passeggio e eh, andavo anche in discoteca vabbè e il giorno dopo eh, sai, abbiamo tempo per sapere come si va in paradiso quindi essere nella chiesa è condizione ordinaria per la salvezza necessaria ma non è garantito perché il Vangelo, in quei passi da disambiguare, scusatemi l'ignoranza, questo termine non lo conosco, come quello che ha citato lei, è tradotto in maniera così povera, e diciamolo, incomprensibile, anziché avere parafrasato in 3-4 parole, sarebbe più semplice. Certo, le traduzioni vengono fatte in lingua corrente, eh, se volete, quello che vi ho detto prima è una piccola finezza che ci ha regalato il Papa Benedetto XVI quando lo ha commentato. Magari eh, se lo ritraducono staranno più attenti, però il significato è comunque è l'amore. Il termine amore non è sbagliato, i due verbi greci, greci in italiano si possono tradire, tradurre con amare. Era una precisazione, una sottigliezza, prendiamola così. Banalmente, c'è chi mi dice... La Chiesa cattolica come può essere quella voluta da Gesù? Corrotta e ricca, non è in contrasto col Vangelo? Questa domanda è, è profondissima, ma è facile rispondere. Se guardiamo le cose come Cristo stesso non le ha volute, ma le ha tollerate, da sempre la sua Chiesa è un impasto di divino e di umano di divino c'è lui il suo capo di divino ci sono i sacramenti l'eucaristia e la, e la, la confessione eh, perché dico che di divino c'è l'eucaristia eh, io credo che i vostri sacerdoti queste cose ve le dicano ma credetemi io ho girato molto e qui ci sono ignoranze spaventose in casa nostra la santissima eucaristia Quell'ostia consacrata, lo sapete, non, non rappresenta Gesù Cristo, eh? non significa Gesù Cristo, non rimanda a Gesù Cristo, eh? non ci fa pensare a Gesù Cristo. Quell'ostia consacrata è Gesù Cristo, che sono due cose diverse. Un mistero immenso, incomprensibile. Santo Tommaso d'Aquino dice solo per fede. Lo crediamo perché solo lui ha detto... Questo è il mio corpo. Non l'avesse detto non ci saremmo arrivati. Quell'ostia consacrata è Gesù Cristo. È Lui, corpo, sangue, anima e divinità. Ecco perché la Chiesa adora l'Eucaristia. Ecco perché ci mettiamo in ginocchio davanti all'Eucaristia. Perché è Dio. E pensate che dono immenso Cristo ha dato alla sua Chiesa di poter consacrare il pane. Ciò nonostante, questa è la dimensione del divino, ciò nonostante questa dimensione del divino è stata data in mano a degli esseri miserabili. E non credete che i miserabili siano solo adesso. Quando Cristo sceglie i suoi dodici, tutti abbiamo in mente la figura di Giuda che ha fatto quello che ha fatto. Ma era uno scelto, uno del collegio apostolico. Ma se guardate poi anche gli altri, tutti poi santi, ma lo sono diventati, non erano perfetti. Al momento della prova, al momento del bisogno, sotto la croce ce n'è uno solo, Giovanni. Sapete che quando Gesù conosce Giovanni, probabilmente Giovanni ha 14 anni, 14-15 anni, e sotto la croce ne ha 17-18, un ragazzino. Morirà poi alla fine del, <coughs> del primo secolo, molto anziano. Ehm, fatto... Quella era la Chiesa? Quella era la Chiesa? piuttosto ciò che ci può lasciare sorpresi stupiti è questo come mai una realtà che nella sua storia ha contato una quantità sbalorditiva di uomini indegni e io sono il primo come mai ha fatto tutto quello che ha fatto dell'indegnità della chiesa, degli uomini di chiesa non della chiesa, degli uomini di chiesa dell'indegnità ce ne parlano tutti oggi e quando studiamo storia anche sui libri di storia delle cose che ha fatto ce ne parlano meno Molto meno. Ma tutta la nostra civiltà occidentale nei suoi valori migliori è cristiana. Tutta. Oggi voi sentite parlare dei diritti della persona. Diritti della persona. Sapete che il concetto di persona non esisteva. Chi porta il concetto di persona, quindi con dei diritti inalienabili? Chi lo porta? La filosofia greca non ha il concetto di persona, ha il concetto di cittadino. Ed era il vertice del sapere di quel tempo. Chi porta il concetto di persona? La Chiesa, che discute sulle tre persone della Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. O porta la Chiesa. Chi porta il concetto di aiutare il nemico? Il vertice del sapere di allora, nel diritto romano, nella legge romana nella filosofia greca, era aiutare il tuo socio, quello della tua tribù, quello del tuo clan, quello della tua città. Ma è sconosciuto l'idea di aiutare. Amare il nemico non, è un concetto sconosciuto. Lo porta al cristianesimo. Ama il nemico. Certo, amare il vicino è anche più facile. Il nemico è un'altra cosa. Chi porta per esempio il concetto di prestare cure ad una persona ammalata, disgraziata, sfortunata che non sia del tuo clan? Chi inventa l'ospedale? Queste cose qui noi le diamo tutte per scontate e le beviamo, ma non esisteva il concetto di aiutare una, uno che aveva bisogno, ma non faceva parte del suo clan, peggio per lui, ci penserà il suo clan, ci penserà il suo clan, la sua famiglia. Il pater familias romano si occupa della sua famiglia, del suo clan. Arriva alla chiesa e dice: no, se uno è ammalato va curato. Eh, non fa parte del mio clan, ma è persona. E così si può fare un elenco nel campo della cultura. Chi inventa le università è la Chiesa. La Chiesa inventa le università. Eh, vabbè, eh. quindi la Chiesa è questo misto, il mistero è come fa una Chiesa a essere, ad aver fatto tutte queste cose belle, anche se ci sono miserabili come me. Eh, forse perché c'è una mano di Dio. Se ci sono dei documenti storici, come mai gli ortodossi non riconoscono ancora il primato del Papa? E vi ho detto prima, la questione è complessissima, perché la radice di questa discussione è teologica. Prima ancora che storica, è teologica, e lì è complessissima. Quindi, questi documenti, Papa Benedetto XVI, io posso ragionevolmente pensare nella commissione di nella commissione ecumenica, quella che cattolica incontra gli ortodossi, li sta giocando questi temi sulla storia e il papa ne ha dato qualche cenno nei suoi discorsi. Ma la ragione è teologica, detto in termini rovesciati, noi per gli ortodossi siamo eretici. Noi non siamo la chiesa. Perché con il filioque ci siamo allontanati dalla tradizione della chiesa. Discorso complessissimo, complessissimo e quindi la storia non basta, la storia serve a noi per dire eh, non abbiamo preso una cantonata, ma ci vuole qualcosa di più. Naturalmente la pretesa della Chiesa è che anche nel campo teologico ci sono le prove che la Chiesa cattolica è quella vera. Anche nel campo teologico. Nella sacra scrittura, nella sacra tradizione. Ma si stanno confrontando e speriamo arrivino alla unità. Come rispondere a chi sostiene che la Chiesa ortodossa sarebbe la più pura? vicina a Cristo in quanto ha rinunciato al potere temporale, ma neanche per sogno. La Chiesa Ortodossa non ha rinunciato al potere temporale, il potere temporale è padrone della Chiesa Ortodossa. Il Cesaropapismo nasce in Oriente. Eh, da antichissime tradizioni addirittura è l'imperatore che convoca i concili anche se poi li presiede l'inviato del Papa, ma è l'imperatore, è lo zar che di fatto comanda nella Chiesa. Per cui nell'Oriente, molto più che in Occidente, c'è stata una commistione tra Chiesa e potere, molto di più. Molto di più. Fino ad arrivare appunto alle situazioni tragiche, per esempio, dell'Oriente e del regime comunista, che nella Chiesa comandava. Una volta mi è capitato un, un episodio curioso: fui mandato a Caracas in Venezuela per partecipare a un congresso, naturalmente come uditore e succede che quella notte, eh, io c'era fuso orario, ve la racconto brevissimo accendo il televisore, 4-5 canali e non di più, e in tutti questi canali c'erano dei militari che parlavano, tutti avevano, uno diverso all'altro parlava. La mattina mi presento alle porte del congresso e c'erano un centinaio e più di ragazzi come voi che erano gli organizzatori, a un congresso enorme, tutti seduti a guardare il televisore e mi avvisano che c'è stato un colpo di Stato. Eh, non mi ricordo perché ho introdotto questo discorso qui eh. ah scusate ecco perché. allora colpo di stato il congresso non si fa ma due ospiti erano arrivati due uno era il famoso Armando Valladares poeta cubano che è stato 22 anni in carcere con Fidel Castro cioè sotto Fidel Castro non insieme e l'altro era, attenti bene, un colonnello del KGB sovietico scappato nel 1979 negli Stati Uniti, trovate nei libri di storia del KGB, che è rimasto con noi centinaia di ragazzi tre giorni e tre notti chiusi in albergo perché non si poteva uscire. Il colpo di Stato l'aveva fatto Chavez, l'attuale presidente del Venezuela che adesso fa il comunista, ma allora era un militare che ha fatto il colpo di Stato da destra. E cosa facciamo con questi due ospiti? Si chiacchierava. Allora, siccome questo qui era un pezzo grosso, lui era responsabile dei servizi segreti giapponesi, eh, russi, sovietici, in Giappone. E mi raccontava che lui era così perfettamente addestrato, ma perfettamente, che non solo mi diceva sapeva usare tutte le armi, dal coltello al carro armato, perfettamente. Ma parlava il giapponese in un modo così perfetto che al telefono nessuno avrebbe potuto capire che lui non era giapponese. Naturalmente ci avevamo in mano eh, diversi uomini del governo con i soliti trucchi, eh. guardate i trucchi vecchi, si pianta una donna nel letto di un ministro, lo si filma e quel ministro è pronto per fare quello che vuoi tu. Io gli chiedo, ma ehm, in Concilio Vaticano II c'erano rappresentati ortodossi, naturalmente sapevo dove andare a parlare e lui mi dice. Ma i due rappresentanti della Chiesa Ortodossa russa venuti al Concilio Vaticano II erano nostri agenti. Li teniamo in mano noi, cioè noi tenevamo in mano tutti. Ma come si faceva? Beh, i vescovi diventavano tali solo quelli che avevamo in mano noi, solo quelli che avevamo in mano noi, tutti i nostri agenti. E qualcuno recalcitrante? Semplicemente, gli sparavamo un colpo in testa o un incidente stradale o lo portavamo in Siberia per 15 anni, non resisteva neanche 5. Eh, la Chiesa Ortodossa ha pagato 345 vescovi e 60.000 preti uccisi eh, dal regime, è una, una, una strage, poveretti. Quindi quando si dice l'Oriente, l'Oriente è sempre stato in mano al potere, anche in queste situazioni tragiche e drammatiche. La presenza di carismi diversi, come ecco, mi fanno cenno, allora... Possono generare divisioni, come può essere il giudizio in grado di riunire le divisioni? Carismi diversi nella medesima Chiesa non possono, se vissuti bene, generare divisioni, perché noi abbiamo una unità di fede, non di carismi, di fede. Per cui uno ha il carisma, il dono, la missione della vita claustrale, un altro ha il al carisma, il dono, la missione di una vita per strada missione in Africa piuttosto che, che per strada, che cosa li unisce non la vita in quanto tale perché uno sta in monastero e l'altro in strada l'unità di fede, ciò che unisce l'unità di fede l'uno e l'altro credono le medesime cose quindi credono nel, nella chiesa credono nei sacramenti, credono nel Vangelo, credono nella divinità di Cristo, l'unità di fede se si dividono per i carismi vuol dire che o l'uno o l'altro entrambi non li vivono correttamente mi spiace per le altre domande ma questo è tutto. No, è giusto, è giusto, è colpa mia. Grazie, vi presento solo per chi lo desidera. Questo quaderno che ho scritto io un po' di anni fa, ma credo sia ancora valido. La vera chiesa è quella cattolica. Costa soltanto 6 euro, lo trovate al banco, se ve lo portate a casa, vi trovate le cose che ho detto, sostenute da qualche prova in più, da qualche discorso in più. Può essere utile. Mm, ve lo tenete a casa, ogni tanto lo leggete, magari vi dà una carica per ringraziare di più il buon Dio di essere cattolici. E prendete il timone che è omaggio per tutti. Grazie.